Siamo in uno dei tratti più suggestivi e selvaggi dell'Appennino tosco-emiliano. Un territorio con una storia e una cultura singolari e una natura piena di meraviglie. Frignano è il nome che da sempre viene dato a questa parte dell'Appennino modenese. I rilievi annoverano diverse cime importanti. La più alta è quella del Monte Cimone, che tocca i 2165 metri. È un territorio prevalentemente montuoso, ricoperto in gran parte di boschi. Le faggete, in quota, lasciano il posto a sterminate praterie sommitali, dalle quali si gode di uno spettacolo incantevole. Il panorama vastissimo rivela un ambiente naturale per lunghi tratti incontaminato. I crinali di queste montagne sono stati utilizzati per millenni come importanti vie di comunicazione, sentieri solcati dal passo di commercianti e pellegrini, ma anche da interi eserciti, come quello di Annibale, che ha addirittura dato il nome a uno di questi passi, o quello tedesco che qui diede vita alla linea gotica durante il secondo conflitto mondiale. Il Frignano è attraversato da fiumi e torrenti ed è arricchito da laghetti incantevoli, per lo più di origine glaciale. Questo tratto di Appennino, infatti, è una zona particolarmente ricca d'acqua. Il solo parco del Frignano, che con i suoi 15.000 ettari rappresenta il cuore di questa regione, conta al suo interno 10 laghi e 5 corsi d'acqua principali. Il Frignano è un territorio con forte carattere e personalità, pieno di cose belle da vedere e buone da mangiare. Una regione piena di tesori che meritano davvero di essere svelati. È una terra poco conosciuta, che non ha cittadine particolarmente note. Eppure il Frignano è una regione stupenda e fuori da questa provincia è rimasta altrettanto stupendamente sconosciuta. Questa sorte curiosa è probabilmente frutto della sua storia. Il Frignano e la sua gente, da sempre caratterizzata da una vocazione all'indipendenza, ha combattuto fin dall'antichità con forza e caparbietà per rimanere autonoma. Fieri e orgogliosi del loro passato, hanno scolpito nella pietra le loro gesta e la loro storia. L'antica popolazione che abitava queste terre, i Liguri, Friniates, arrivarono su queste montagne dalla pianura padana, sospinti dagli Etruschi e dai Galli Boi, popolazioni che, assieme ai Celti, influenzarono molto gli usi e i costumi locali. I Friniates si opposero con successo all'invasione dei Romani, che riconobbero al territorio una sua autonomia amministrativa e giurisdizionale, che perdurò anche nel periodo bizantino, longobardo e poi carolingio. Autonomia e indipendenza, attraverso i secoli, sono rimaste nel sangue degli abitanti di queste terre. I Friniates e i loro discendenti abitavano nelle vallate e trovarono sostentamento nei boschi e nei crinali. Là in alto, dove faggi e mughi lasciano posto al vento, per secoli i pastori hanno condotto le loro greggi, dedicandosi anche alla raccolta dei frutti selvatici. Più in basso era il territorio dei boscaioli. Gran parte dell'economia di questo tratto di Appennino si basava sulla produzione di legname, carbone e castagne, attività attentamente regolate dagli usi civici delle amministrazioni locali. Sono testimoni silenziosi e affascinanti i ruderi delle borgate, degli ospitali e dei metati, le piccole costruzioni in pietra destinate alla essiccazione delle castagne, oramai inghiottiti dalla vegetazione. Gli edifici un tempo abitati dai boscaioli e carbonai, con le loro famiglie, sono ora occupati da nuovi inquilini. Ghiri e pipistrelli si contendono le stanze migliori, regalando alle antiche rovine un fascino tutto particolare.
una sola delle antiche tradizioni di queste montagne, forse perché la più remunerativa, è rimasta viva nella gente del posto: la raccolta dell'oro nero. Siamo alla fine dell'estate e lui è Cesare. È una vita che viene su queste montagne e conosce questi crinali come le sue tasche. Siamo alla raccolta del cosiddetto oro nero. Quest'anno però ne è andato un po' d'anno bisesto. Poca roba, brutti, piccoli e mezzi secchi. Ce li pagheranno bene, speriamo. Sono 40 anni dopo che mi sono sposato, perché mia moglie mi ha attaccato la passione, mi ha attaccato il virus, un virus benefico quello del mirtillo, via. Io ho sempre detto che è la mia 14esima, via. Mi permette qualche spesuccia in più. Quando parlo di mirtilli ti si illuminano gli occhi, mi dice mia moglie. Lei mi conosce bene. Mio cognato invece dice: parli bene dei mirtilli perché te li pagano. Ha avuto uno sviluppo eccezionale negli ultimi tempi, perché le varie ricerche che ci fanno dicono che fa così bene il mirtillo per la circolazione, per gli occhi. Diciamo che è utilizzato per fare dei farmaci, buono col gelato, con la panna, con le torte, le marmellate. Quest'anno ce ne sono pochissimi perché st'inverno non c'era neve. E qua la temperatura raggiunge anche i meno 20, meno 25 d'inverno, quindi a quelle temperature la pianta, se non è protetta dalla neve, gela. Ce n'è pochissimi. Nelle annate buone Cesare riesce a raccogliere 70-80 kg al giorno, anche se conosce professionisti che arrivano a raccoglierne anche 2 quintali. A lui però non interessa fare raccolti esagerati. Lui viene qui soprattutto perché è innamorato di questa montagna. Questo per me è il paradiso terrestre, eh? Ma di bello qua basta guardare in alto. Io quando sono qua, guarda, là c'è il corno, là c'è il cimone. Mi giro in giù, guardo le aquile nella schiena. Che emozione guardare le aquile nella schiena. È emozionante veramente. Si sente anche dalla voce. Poi, se becchi la giornataccia, ti viene voglia di dire accidente che la volta che sono venuto su. Però con una giornata così è meraviglioso. Questo è il paradiso terrestre, secondo me. Non credo in quello di là, credo in questo. Questo è il paradiso terrestre. I miei figli ho detto: mi cremate, metà delle ceneri qua sul crinale e metà dove lo volete voi. Però metà me le portate qua. Questa è la mia tomba. Cesare talvolta vende i mirtilli ai privati, ma il grosso del raccolto va a un'azienda di Fanano che lo trasforma per realizzare preziosi prodotti naturali. Questo è l'oro nero del cimone, lo chiamano. Questa macchina con la forza dell'aria separa i mirtilli che hanno un certo peso, che cadono qui e poi rimbalzano dentro nella cassetta, quindi vengono puliti da tutte le foglie, i rametti. Vedi, poi io sto a sedere qui, faccio l'ultima finitura a mano. In una stagione buona arrivano anche 4-5 quintali di mirtilli al giorno.
Quindi io passo un bel pochino del mio tempo, del mese d'agosto, seduto qui a lavorare. E questo è il primo passo che il mirtillo affronta dopo la raccolta, cioè viene messo in questa macchina, poi viene ventilato, viene pulito, cioè questa macchina toglie i fili d'erba, toglie tipo questa robaccia qua, viene buttata qui, che poi sempre per la storia che in montagna non buttano via niente, quelli lì li diamo alle galline. Poi magari saremo i primi a fare delle galline che fanno le uova nere. A dirigere l'azienda c'è Helen, una donna dolce e sensibile, ma allo stesso tempo estremamente determinata. È oro nero in tutti i sensi. È oro nero perché dà reddito alla comunità qua della montagna, a noi, ma è anche oro nero perché, per le sue proprietà. Lo mangio spesso perché io tutte le mattine mangio marmellata. Io sono nata in Svizzera e da noi colazione si fa il pane burro marmellata. E qua quando l'ultimo vasetto non vi è pieno, è il mio. Helen è nata e cresciuta in Svizzera, ma sua madre era originaria di Fanano. Questa è un'emigrazione di ritorno. Mia mamma era di qua, di Fanano, è andata via dopo la guerra, è emigrata in Svizzera. Si è sposato con mio padre, ha messo su famiglia in Svizzera. Noi siamo quattro figli. Io ero una delle più appassionate per venire in ferie quando potevo, con qualche parente. Io ero sempre la prima. Mia mamma diceva che sarei venuta anche col diavolo se potevo venire a Fanano. Così io alla fine sono arrivata, che mi sono sposata qua e ho messo su io famiglia qua. E adesso è per quello che è una Svizzera qua, con i miei figli. Pur di rimanere qui, nel suo amato Frignano, la terra che aveva sognato fin da piccola, Helen ha dovuto inventarsi un mestiere. Quassù non c'era lavoro. Così abbiamo iniziato a pensare cosa fare, pian pianino abbiamo deciso di fare questo impianto di frutti di bosco, più che altro lamponi. Fatto sta che abbiamo messo 4.000 piante di lamponi, in più si sono sbagliati a fare i calcoli, c'erano 400 piante in più, già ne avevamo prese troppe. Helen si accorse presto che 4.400 piante di lamponi, che maturavano tutte assieme, erano davvero troppe per poter essere raccolte e vendute al mercato prima che deteriorassero. Così decise di correggere il tiro. Abbiamo fatto questo piccolo laboratorio, ci facciamo le marmellate, succo, un estratto che è un prodotto che vendiamo alle farmacie o alle erboristerie, ma vendiamo anche direttamente ai privati. E ultimamente abbiamo una cosa che mi sarebbe piaciuto dall'inizio, e fare i cosmetici usando il nostro mirtillo. E siamo riusciti a farlo collaborando con un'altra azienda. Oggi, accanto a lei, lavora tutta la famiglia, il marito, i figli, il genero, i nipoti. E lei ha coronato un sogno. Non è che io ho studiato per fare questo qua. Io ho fatto proprio per passione e ho tirato indietro tutta la famiglia. Delle volte erano stanchi e dei momenti ero stanca io, uno spingeva l'altro, però oggi sono soddisfatta. Proprio, sì, ci ho messo la pelle, però poi non solo io, perché io dico sempre, io ho fatto, ma io non ho fatto niente da sola, perché se non c'era mio marito, se non c'erano i miei figli, e mi spingevano sempre, vai, dai, qua. Però sono soddisfatta. L'estate ormai volge al termine e le mirtillaie diventano macchie rosse che accendono i crinali con i colori dell'autunno. Thank you.
Il rosso dei mirtilli non è che un preludio all'incredibile caleidoscopio di colori che illumina l'Appennino nei mesi che precedono l'inverno. Mentre in alto i faggi hanno da tempo cambiato colore, più a valle la chiesetta di Sasso Guidano, affacciata su uno sperone di roccia che domina la valle del Panaro, sembra ancora resistere all'arrivo dell'autunno. È domenica e qui, nei giorni di festa, le campane non mancano mai di suonare. I campanari sono Davide e Dorno, che vengono quassù da quando erano bambini. Noi avevamo cominciato a suonare quando avevamo 16-18 anni. Poi dopo ci siamo divisi, siamo andati uno in qua, uno in là, uno in giù, uno in su, e dopo abbiamo ripreso che io avevo 50 anni. Per imparare noi siamo partiti da soli, eh. Però noi delle volte stavamo qua il sabato pomeriggio, poi anche la domenica tutto il giorno. Prendevamo con noi anche la bottiglia. C'era quello che suonava la grossa, che lui ne beveva anche una bottiglia e poi non faceva mica la piega. Non c'avevamo neanche il computer da poter giocare, loro venivano a giocare con le campane. Dopo ci siamo fatti insegnare un po' quella musica lì, esatto. I fogli lì che dicono sì, quelli che le sanno fare veramente sono le vere suonate. Però quando c'eravamo in quattro le facevamo, ma avevamo 60 anni allora, adesso ne abbiamo 80. Allora, qui c'erano più due squadre, perché la domenica veniva qua e il divertimento era quello lì, era suonare le campane, perché fin dal giù in fondo veniva qua a messa, perché una volta poi a messa ci andavano. Adesso siamo rimasti in quattro gatti. La montagna non la vuole più nessuno, tutti la vogliono abbandonare. Qua c'è il prete, noi siamo stati nati qua, battezzati qua. Fino al 75 c'è stato il parroco. Io sono venuto a servir messa fino a 12 anni, 13 anni. Qua. Tutte le mattine venivo su a servir messa, mi dava 5 lire. 5 lire al giorno, la volta che mi devo servire messa. E 10 lire la domenica. Dopo il campanaro per vivere veniva la cerca dai cittadini qua in giro. Ognuno ci dava in base a quello che poteva. Perché c'era chi ci faceva, c'era anche le famiglie che facevano fatica loro ad andare avanti, quindi molto non potevano dare. Però qualcosa lo davano tutti. Sì, sì. Ogni campana c'ha una nota, lì vedi il numero, parte l'1, poi il 3, poi il 2, poi il 4, poi l'1, il 2, il 3, il 2, l'1, il 4. Sì, questi qua sono numeri delle campane che vedi. L'1 è la piccolina, il 2 è questa qua, il 3 è questa e il 4 è la grossa. Però è meglio sempre saperle a memoria, perché quando le campane sono molto pesanti è difficile guardare la campana e guardare lì. Thank you.
Allora io sono riuscito a imparare a memoria, gli altri qua non sono mai riusciti. Qui c'è la partita qua, che cosa fa? Din da din do, din da din do, din da do, din da din do. Questo qua è un 18 di scala. Din do, din da do, din da din do, din da da do. Diversi popoli influenzarono gli usi e i costumi locali. A Doccia, pochi chilometri sopra l'abitato di Fiumalbo, ai piedi del Cimone, si contano circa 25 edifici rurali in pietra, che presentano particolari facciate a gradoni, ricoperte e protette da lastre di ardesia. Sono le cosiddette capanne celtiche. La loro storia è piuttosto controversa, e al momento non è chiaro se l'origine sia celtica o longobarda. Ma in ogni caso tutto lascia credere che questa tipologia di edificio fosse un tempo molto più diffusa. La notevole pendenza del tetto aveva lo scopo di evitare che la neve pesasse sulla copertura. Con tali accorgimenti, una buona paglia di segale poteva durare anche 60 o 70 anni. Era calda, leggera, resistente e soprattutto economica. Risolveva i problemi di umidità e contrastava efficacemente il caldo estivo. Tutte le capanne poi erano costruite a ridosso di piccoli sbalzi di terreno per poter collocare l'erba al piano superiore. Il piano terreno era infatti adibito a stalla, mentre il piano rialzato, molto più spazioso, alla conservazione del fieno e della paglia. Più a valle, ecco il piccolo abitato di Fiumalbo, un gioiello medievale che sorge sulle rive di due corsi d'acqua che poi si uniscono per formare il torrente Scoltenna. Fiumalbo, inserito a pieno titolo nell'elenco dei borghi più belli d'Italia, è famosa anche per le marconfe, facce scolpite nella pietra e apposte sulle facciate delle abitazioni per tenere lontani gli spiriti maligni. Sembra siano anch'esse di origine celtica. Se ne contano 26 nel solo centro storico. Si ritiene che questa tradizione derivi dall'abitudine dei Friniates di appendere sulla porta di casa le teste mozzate dei nemici per tenere alla larga eventuali malintenzionati. C'è ancora più di qualcuno che scolpisce margolfe. Il più giovane è Davide, idraulico di professione, chitarrista dopo il tramonto, scalpellino nel weekend. Genitori musicisti e una passione innata per la sua terra e le tradizioni locali. Allora vado a prendere il pezzo in magazzino e torno, così sistemiamo tutto. Sì, l'importante è che faccia presto, sennò si allaga tutto. Ok, arrivo. Essendo nato qua in paese, sin da piccolo le vedevo ovunque, perché poi il paese è pieno di margolfe. Poi mi sono ritrovato che a 10 anni, quindi da bimbo, ho iniziato a scolpire i sassi qua intorno dove sono nato, e quindi ho le prime date che appunto vengono a confermare che nel 90 già lavoravo. Da allora ho maturato questa passione che è della lavorazione della pietra in generale. Sicuramente l'ho affinata conoscendo un cliente che ora non c'è più, era un anziano del paese qua vicino che lo ha fatto tutta la vita, lui ha fatto lo scultore, lo scalpellino proprio per tutta la vita. Questo signore era un cliente nell'ambito idraulico e mi ha dato due dritte aprendomi un mondo, se posso dire, di come si faceva a tagliare la pietra, perché prima avevo una tecnica molto mia, un po' a caso, e da allora ho capito come si faceva e quindi ho iniziato ad affinare la mia tecnica e poi ho iniziato a fare la prima margolfa un po' per la voglia di metterne una e dircelo anch'io. E da allora invece un po' per gioco è partito questa attività e mi fa piacere perché attualmente sono tra, penso, il più giovane margolfaro del paese.
sassi mi piace sceglierli perché non tutti sono uguali. Alle volte è il sasso che mi guida e mi fa già vedere il volto che dovrò tirare fuori. È lui che mi detta, che mi aiuta. Per dire, questo qua che sto scolpendo vede già una margolfa qua, ne sto facendo una qui e mi è venuto in mente di farne giro giro, così che darà protezione a tutto tondo tutte le facce giro giro. Il mio rapporto col territorio è sicuramente bellissimo, è amore puro. Io amo il mio paese, ho qua le mie radici e non vorrei mai andare via da qua, ci sto troppo bene. È arrivato l'inverno e questo tratto di Appennino modenese cambia nuovamente il suo vestito. La spettacolare cascata del Doccione è avvolta da un'atmosfera sospesa e ora che tutto si va ricoprendo di un candido mantello di neve, sembra il teatro di una fiaba incantata, fuori dal tempo. Con l'arrivo della primavera, le praterie di alta quota non fanno tempo a liberarsi del manto nevoso che già si ricoprono di splendide fioriture. Il territorio del Frignano è particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, grazie anche al fatto che conserva un basso livello di antropizzazione e una bassissima densità di popolazione, pur rimanendo a pochi chilometri da una delle zone più industrializzate e popolate del nostro paese. A favorire la bellezza di questi luoghi resta il fatto che questa parte di Appennino non è attraversata da autostrade e ferrovie e gli insediamenti industriali sono limitati ad alcune zone della fascia basso-appenninica. Tra i primi animali a risvegliarsi dal letargo invernale troviamo le rane temporarie, comunemente chiamate rane rosse o rane montane. Sono i maschi i primi a raggiungere i siti riproduttivi, percorrendo anche grandi distanze. Raggiunte le acque poco profonde, iniziano a richiamare le femmine, emettendo un cupo brontolio. In queste aree si formano spesso aggregazioni di molte migliaia di esemplari. Ogni femmina depone le uova in ammassi gelatinosi, contenenti da 600 a 4500 uova.
fecondate dal maschio, man mano che vengono emesse, le uova hanno un colore nero e un diametro di 2 o 3 mm. Nei siti più frequentati si formano spesso enormi agglomerati di uova, costituiti dalle deposizioni di numerose coppie. La presenza di queste grandi masse favorisce lo sviluppo degli embrioni, minimizzando le fluttuazioni di temperatura e riducendo la predazione a opera soprattutto di tritoni, larve di libellula e uccelli acquatici. Durante l'ultima glaciazione, dai 16 ai 12.000 anni fa, quest'area è stata occupata da numerosi e importanti ghiacciai che, oltre a regalare molti splendidi laghetti, hanno profondamente modellato questo paesaggio. Quando i ghiacciai si ritirarono, la flora e la fauna, tipiche dei climi freddi, si sono in gran parte estinte. Tuttavia, in diversi piccoli lembi di territorio, con particolari microclimi freddi, alcune specie sono riuscite a sopravvivere. Sono i cosiddetti relitti glaciali, che in questa parte di Appennino sono davvero numerosi. È il caso del rododendro ferrugineo, che vive sul versante nord del Libro Aperto, dell'Abete Rosso o di una splendida farfalla, il Parnassius Apollo. Tutte specie estremamente preziose che rischiano di sparire a causa del riscaldamento globale. Il Frignano quindi ha una grande ricchezza. La sua natura bellissima e selvaggia, in gran parte incontaminata, fatta di boschi, di torrenti, laghi, cascate e praterie sommitali. È questo il più prezioso tesoro del Frignano. La sfida per le persone che abitano in queste montagne è riuscire a trasformare questo tesoro in una risorsa economica senza comprometterne l'integrità. Molti giovani, come Davide, hanno raccolto la sfida e hanno il coraggio di provare a vivere con la natura. La mia passione per la natura è nata ovviamente dal luogo in cui vivo. Io sono nato e cresciuto circondato da boschi e torrenti e crinali, e questo insomma mi ha dato la base poi per sviluppare da sempre questa passione, che poi ho voluto coltivare e approfondire e aumentare anche laureandomi in una materia attinente. Da allora ho sempre lavorato nell'ambito della ricerca faunistica, della gestione faunistica o come guida ambientale. E questo è un apparecchio, un generatore per elettropesca. È un apparecchio che viene utilizzato per la cattura della fauna ittica. Lo si può utilizzare o per scopo di ricerca e di studio, per cui per fare monitoraggi ittici, per vedere lo stato delle popolazioni ittiche, oppure per attività di gestione e di salvaguardia, come nel caso dei cantieri in alveo, che ci sono fiumi quando è necessario fare delle attività di manutenzione delle strutture che si trovano vicino ai fiumi, per evitare che la fauna ittica muoia o venga danneggiata dalle attività di cantiere. Secondo quella che è la legge regionale dell'Emilia Romagna, la fauna deve essere catturata e traslocata in un luogo sicuro. Per la cattura viene utilizzato questo apparecchio. È un generatore elettrico con motore a scoppio. Il pesce, per la sua fisiologia, sostanzialmente nuota attivamente attratto dal polo negativo del campo. Per cui, se viene utilizzato correttamente, questo strumento non crea nessun danno alla fauna ittica. Anzi, appunto, è l'unico modo per poterla catturare senza problemi, senza danni. Dice un detto che il vero montanaro lo si vede a novembre. Viverci non è semplice. Tante cose che sono considerate comodità si trovano lontane. Io dico sempre, a me piace pescare, piace camminare, piace andare per i monti, e tutto questo ce l'ho vicino.
per cui dal mio punto di vista è un luogo molto bello sia da visitare e sia anche per viverci. Tante persone, anche giovani, oggi stanno cercando di rimanere a vivere in questi luoghi. Tanti se ne vanno perché, pur essendoci nati, magari non trovano quel piacere nel viverci, e questo penso che sia normale. Però vedo che tanti altri, sia della mia generazione, sia anche più giovani, stanno cercando di rimanere a vivere in questi luoghi. Vivere di natura, vivere nella natura, non necessariamente vuol dire vivere nel secolo scorso. Innanzitutto, anche qui un altro luogo comune da sfatare è quello che chi vive nella natura sia necessariamente una persona non acculturata, una persona che campa di espedienti quasi, no? In realtà vivere con l'ambiente oggi, anche a livello semplicemente di agricoltura, semplicemente tra virgolette, significa essere sempre formati e sapere quello che si sta facendo, non si va a oltre. Davide non sa cosa farà da grande, quel che è certo è che vorrebbe continuare a vivere qui, nella sua terra, continuando a crescere e a imparare dal mondo che lo circonda e magari trasmettere la sua passione. Io poi ho due gemelli. Si emoziona Davide, vorrebbe trasmettere loro quello che sente dentro, il suo grande amore per la natura. Ho due bambini di 2 anni, mi piacerebbe molto che i miei bimbi imparassero ad apprezzare e a capire, perché apprezzare non è solo vedere una cosa e averne emozioni e percepire che è bella, ma anche capire in essi che stanno all'interno di un ecosistema. Mi piacerebbe che io potessi trasmettergli un po' della mia passione e di quello che ho, penso insomma, di avere imparato nel corso del tempo. Poi ovviamente loro avranno i loro interessi e la loro vita. Il Frignano, una terra splendida, a 2 passi da una delle aree più popolate d'Italia, eppure ancora splendidamente sconosciuta. Una terra incantevole, che certamente merita di essere visitata e conosciuta, a patto però di conservare integra la sua meravigliosa natura.